Dopo gli assembramenti del 25 aprile a Firenze, il vero banco di prova sarà il prossimo fine settimana. Prefettura e comune tornano sulla linea del rigore. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si riunirà nuovamente giovedì per confrontarsi sul piano operativo che la Questura sta mettendo a punto. Attesa una nuova ordinanza del sindaco Nardella, tra le ipotesi il divieto di stazionamento nelle aree più calde già adottato nei mesi scorsi, ma anche accessi contingentati. Siamo rammaricati di dover mettere in atto nuove restrizioni, dice la prefetta Alessandra Guidi, ma in molti non hanno ascoltato gli appelli alla responsabilità lanciati anche dai medici. Pochissime ieri le sanzioni, 9 su 1600 controlli, perché anche se tanti hanno voluto riprovare il piacere di un pranzo o di una cena al tavolo, il lunedì non è mai stato giorno di movida. A creare il caos del 25, manifestazioni autorizzate per la festa della liberazione, che sono poi proseguite andando ben oltre il coprifuoco e senza alcun rispetto delle regole. La marcatura d'uomo è impossibile, dice la prefetta, ma aumenteremo i controlli. Dispiace che questi provvedimenti andranno a colpire anche chi il senso di responsabilità ce l'ha e lo ha dimostrato.